società, famiglia, scuola, genitori taxi, genitori turbo, genitori sindacalisti, seminare e aspettare, far crescere liberamente il proprio bambino. Ringraziamo Don Giovanni per le concrete riflessioni e passiamo subito la parola alla psicologa Nicoletta Cott, che tratterà giovani e cambiamento, crisi nella crisi. Buonasera a tutti, mi alzo perché è sempre molto alta, vi faccio vedere da lui. Allora, il mio intervento prende spunto da un progetto a cui sto lavorando presso l'Università dell'Aquila, che riguarda, stiamo indagando l'ansia dei giovani in relazione al cambiamento. In particolare stiamo lavorando con ragazzi che da 1 o 2 anni sono entrati nel mondo dell'università e che quindi hanno affrontato un cambiamento non solo fisiologico, infatti comunque parliamo di ragazzi che hanno dai 19 ai 21 anni, ma soprattutto psicologico, spesso hanno cambiato città, hanno modificato stili di vita. E in particolare poi la questione del cambiamento è ancora più delicata se l'indagine avviene nella città dell'Aquila, dove ricorderete c'è stato un sisma nel 2009 e quindi dove diciamo gli studenti hanno cambiato totalmente stile di vita, la vita universitaria stessa è cambiata, sono cambiati i luoghi di incontro, in alcuni casi sono del tutto spariti. Quello che di sicuro possiamo affermare è che l'ansia purtroppo è un problema comune a molti giovani. Soprattutto diciamo è una modalità di risposta molto diffusa. Quando uso il termine modalità di risposta, giustamente ci si chiede ma una modalità di risposta a cosa? Ecco, l'ansia è una risposta in particolare al futuro, in particolare a quando si pensa al futuro in termini di realizzazione professionale, di un progetto di vita. E quando si parla del futuro molto spesso i ragazzi associano a questo termine altri termini non del tutto positivi, in particolare l'incertezza, in particolare la preoccupazione e anche la precarietà, termine ormai diffusissimo. E i giovani vivono una crisi nella crisi, infatti il mio intervento prende proprio questo titolo, perché? Perché è una crisi non solo quella economica, che ormai conosciamo, che viviamo e di cui sentiamo parlare, ma un'altra crisi che è bensì molto profonda e che soprattutto è culturale. Oggi infatti non si parla più di un disagio psicologico, non si parla più di un disagio che è solo dell'individuo, ma si parla appunto di un disagio culturale, da cui appunto è difficile scappare, nel senso perché tutti noi siamo immersi, in particolare i giovani, nella cultura che vivono. E quando una crisi riguarda il futuro, riguarda la capacità del giovane di proiettarsi, di immaginarsi, di pensarsi nel futuro. Ognuno di noi, se pensa al futuro, si immagina, mi rivolgo soprattutto ai giovani, si immagina nel domani. Ed oggi proprio quest'idea è cambiata rispetto agli anni precedenti. Infatti nei decenni passati, mentre c'era un passaggio diciamo quasi diretto tra la preparazione agli studi e poi quella che era l'ingresso nel mondo lavorativo, adesso invece questo passaggio è sempre più incerto e soprattutto si accompagna all'idea comunque di all'idea che non è più quella della stabilità, che non è più quella dell'identità. Infatti proprio il passaggio dallo studio all'ingresso nel mondo lavorativo sono stati sempre accompagnati dall'idea di stabilità, di identità, ed era un'idea molto, molto forte, accompagnata anche da appartenenze altrettanto forti, che erano quelle familiari, che erano quelle anche ideologiche, che erano anche se no quelle politiche. E quindi c'era un progetto di vita che era unitario, che era diciamo ben chiaro, e purtroppo i giovani di oggi vivono una difficoltà proprio anche solo nel pensare a un progetto di vita diciamo che avevano immaginato. Oggi si vive in una sorta di stato di continua emergenza che si riversa, insomma, che influenza anche il cosiddetto educazione. Infatti parliamo di un'educazione, di un apprendimento sotto minaccia, nel senso che anche all'interno delle scuole o dell'apprendimento, dell'insegnamento in generale, si cerca di orientare, questo lo fanno anche i genitori, si cerca di orientare i bambini il più presto possibile, cioè di indicare loro subito una strada. E si cerca soprattutto di far passare loro il messaggio che ogni informazione, ogni sapere, qualsiasi
curiosità, qualsiasi interesse deve essere utile, cioè deve essere finalizzato. Con questo non si vuole certo negare l'importanza di un insegnamento, di una cultura, di un sapere che abbia un obiettivo preciso, che sia focalizzato, ecco, su una meta, su un determinato obiettivo professionale. Però quello che si è perso è che purtroppo si trascura la cosiddetta educazione fondata sul desiderio, cioè sulla curiosità, sull'interesse. Io noto spesso, purtroppo tra i giovani, però anche tra gli adulti, che manca la curiosità, cioè l'interrogarsi, il chiedersi le cose, che non è un'attività così complicata, nel senso, anche guardando un telegiornale, come diceva il parroco, si guarda un telegiornale, spegniamo la televisione, è vero, se proprio vogliamo tenerla accesa, perché è un così grande sacrificio, perché non discutere insieme di quello che sta succedendo, di quello di cui si sta parlando? Si sente la parola spread, tanto famosa, ma cos'è? Qualcuno lo sa in famiglia, chiediamolo, confrontiamoci. E quindi questa attività dell'interrogarsi che manca molto, e questo non fa altro che, insomma, mettere ancora più una situazione di disagio i giovani, in particolare gli adolescenti, già vivono per loro natura, diciamo che è naturale, è fisiologico vivere un periodo di difficoltà caratterizzato da eventi molto contrastanti. Gli adolescenti, insomma, si sa, passano dall'entusiasmo all'euforia, all'apatia totale, vogliono cambiare il mondo e poi invece, insomma, restano fermi e agiscono poco. Però gli adolescenti, i giovani, sono molto attenti, anche se possono sembrare distanti, menefreghisti, che hanno sempre la musica a tutto volume, in realtà loro si guardano intorno e cercano le risposte alle loro domande, e molto spesso trovano comunque delle risposte contrastanti. Io faccio sempre l'esempio che si dice ai figli: studia perché poi un giorno dovrai un lavoro. Poi i giovani si guardano intorno e, insomma, se guardiamo un po' la televisione, i genitori e anche la politica, io ce l'ho un po' con la politica, i messaggi, insomma, non sono così corrispondenti con quello che noi vogliamo insegnare ai giovani. Infatti, se il giovane dice io studio, ma vedi che lo va a fare, insomma, tutti i torti in fondo non ce l'ha. E quindi vedo che molti giovani fanno sì con la testa. Quindi io invito i genitori e gli insegnanti a riconoscere questa crisi, questa difficoltà, ed aiutare i giovani ad un processo di integrazione. Prima Paolo parlava della focalizzazione sul presente, e oggi si vive questa situazione in cui tutto deve essere molto immediato, tutto deve essere realizzato adesso, nell'istante, tutto deve essere molto accelerato, molto veloce. C'è proprio un'eccessiva focalizzazione su quello del presente, e quindi tutto è molto troppo veloce, e quindi non si riesce a capire bene quello che succede attorno a noi. I genitori poi chiedono sempre ai figli di essere sempre più bravi, sempre i primi della classe, i primi nello sport, di essere sempre competitivi. Molto spesso si chiede ai giovani di essere sempre felici, sempre belli.